Buonasera, questa è Assemblea On Air, ecco i nostri titoli. L'Emilia Romagna cresce, giudizi opposti sul DEF. Canale Emiliano Romagnolo, commissione in visita all'autostrada dell'acqua. 12 milioni senza patria, l'Assemblea apre il dossier Kurdistan. L'Aula approva il DEF, il documento di economia e finanza regionale 2019, che delinea l'azione amministrativa dei prossimi anni. Ok dalla maggioranza, contrari invece i consiglieri dell'opposizione. A presentare il documento il relatore di maggioranza Gianni Bessi, che ha sottolineato la crescita economica dell'Emilia-Romagna, di cui l'export rimane un punto di forza. Sull'occupazione siamo a un tasso oltre il 70%, più di 2 milioni di occupati. L'export vola a 60 miliardi di vendite, insieme alla Lombardia siamo la regione che stiamo trainando l'Italia del Made in Italy, il PIL è l'1,7%, ma chiaramente i numeri non bastano, sappiamo che ci sono ancora persone in difficoltà e quindi che grazie ai servizi, alla sanità, crediamo di portare avanti un lavoro meticoloso giorno per giorno per dare risposte alla maggioranza dei nostri concittadini. Soddisfatto dell'approvazione del documento anche il capogruppo del PD, Stefano Caliandro. Mi piacerebbe evidenziare come gli interventi in sanità sono finalizzati a migliorare l'intervento sanitario nel nostro territorio, i nostri presidi ospedalieri, oltre che alla formazione di personale medico e paramedico. Ci sono grandi investimenti per le zone in difficoltà e grandi rilanci del distretto industriale e soprattutto il profilo economico, che è stato il tratto caratterizzante di questa legislatura, cioè il patto per il lavoro, quello nel quale abbiamo dato la possibilità alle nostre imprese di ripartire. Igor Taruffi di Sinistra Italiana solleva i problemi della montagna, dalla chiusura dei punti nascita alla tratta ferroviaria porrettana. Riteniamo che è ancora una volta le ragioni dei pendolari, in particolar modo di chi vive nelle zone di montagna, penso ad esempio all'Appennino bolognese, non vengono soddisfatte, non vengono date risposte adeguate. Abbiamo anche perplessità su quello che riguarda, diciamo, il comparto fieristico. Chiediamo risposte chiare e precise per i lavoratori, per lo sviluppo di un asset strategico per Bologna e per tutto l'indotto. Dure critiche al documento dall'opposizione, a partire dalla Lega Nord, con il relatore di minoranza Daniele Marchetti, che ha definito il documento un mero copia e incolla di quelli passati. Non ci sono linee di indirizzo sulla sanità, che è un ambito assolutamente importante, così come anche sul sociale o sulle politiche economiche. Abbiamo comunque avanzato delle proposte per migliorare il testo, ma dall'altra parte, da parte della maggioranza, abbiamo trovato una chiusura totale. Silvia Piccinini, del Movimento 5 Stelle, chiede di risolvere il problema dell'inquinamento acustico all'aeroporto di Bologna. Abbiamo voluto lo stesso portare le nostre proposte, alcune delle quali riguardano per esempio l'applicazione dell'IRESA, questa tassa sull'inquinamento acustico e sui velivoli rumorosi. Per quanto riguarda FER e quindi le linee gestite da TIPER, sappiamo che ci sono anche delle criticità sulla linea Reggio Guastalla, chiediamo che vengano per esempio previsti dei rimborsi per chi quotidianamente deve subire i disagi della mala gestione di queste linee. Andrea Galli di Forza Italia punta il dito contro le problematiche nel settore della sanità. Forza Italia ha votato contro il documento di programmazione finanziaria perché lo teniamo lacunoso sotto diversi punti di vista. Uno di questi è il depauperamento del territorio, soprattutto i territori svantaggiati. Su questi territori l'amministrazione regionale deve investire di più e nel documento di programmazione finanziaria questo non si vede. Nel mirino di Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d'Italia ci sono gli incarichi legali affidati da Intercenter e Agrea. Alla giunta Bonaccini potrebbe anche stare bene, o comunque troverà naturale che Agrea abbia su 16 incarichi dato 16 incarichi allo stesso legale. Michele Facci del gruppo misto MNS evidenzia l'incapacità dell'ente di tutelare la montagna. Si invoca la necessità di evitare lo spopolamento, ma in realtà i servizi sanitari faticano a essere garantiti, i collegamenti stradali e ferroviari idem e naturalmente anche le attività lavorative. È lungo 135 chilometri, più dell'intera costa dell'Emilia-Romagna. Fornisce acqua all'agricoltura per irrigare oltre 200.000 ettari di campi. Distribuisce 20.000 metri cubi d'acqua all'industria e 30.000 ai potabilizzatori. È il canale Emiliano-Romagnolo, la più grande autostrada dell'acqua d'Italia.
Per scoprire quest'opera, nata dalla lungimiranza degli amministratori emiliano-romagnoli degli anni 50, la Commissione Ambiente e la Commissione Politiche Economiche hanno fatto visita all'impianto di sollevamento Palatone, nel comune di Bondino. Speriamo anche noi, come Regione Emilia-Romagna, in vista di quella che sarà la discussione che ci vedrà impegnati nelle prossime settimane in aula ad approvare la strategia regionale per i cambiamenti climatici, di avere quella stessa lungimiranza. Oggi siamo qui sul campo per capire meglio queste opere. Un impianto che svolge più funzioni. Trasferire acqua quando la risorsa idrica è in eccesso può creare pericolo appunto per alluvioni e portare risorsa idrica sul territorio quando questa è utile appunto per irrigare i territori e anche per importanti impianti, industrie comunque del territorio. Gestito dai consorzi di bonifica associati, il CER corre dall'Emilia alla Romagna. Questa è una straordinaria opera di ingegneria idraulica, credo che sia una di quelle strutture che spiega il senso e l'importanza di avere l'Emilia insieme alla Romagna, perché dal Po, attraverso il canale emiliano-romagnolo, viene garantita acqua a tutto il territorio, in parte emiliano e a tutto il territorio romagnolo. Ha un'importanza strategica fondamentale, non lo dico soltanto da cittadino ovviamente del comune di Bondeno che ospita questo impianto, ma lo dico anche con orgoglio. Credo che così come ha sempre fatto la regione deve continuare a sostenere una strategia e attraverso appunto risorse ad hoc per garantire la sicurezza e per garantire anche la possibilità di attingere l'acqua a tutti questi territori che dal punto di vista agricolo appunto offrono dell'eccellenza. Dare voce alla sofferenza e ai diritti di un popolo di 12 milioni di persone, che però non ha terra. Per questo l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna si è schierata al fianco del popolo curdo, organizzando, in collaborazione con l'Istituto di Cultura Curda di Roma, il convegno Kurdistan, la politica dello Stato turco. Vogliamo creare l'occasione per approfondire la storia del popolo curdo, un popolo suddiviso su quattro stati, Iran, Iraq, Siria e Turchia, e che ha subito delle persecuzioni continue. Tra gli esperti al convegno anche David Issamaden, presidente della comunità curda in Italia. Troviamo grosse difficoltà da parte dei paesi europei a parlare della questione curda, soprattutto aiutare questo popolo finché possa trovare finalmente una via d'uscita per non essere massacrato, torturato e sottomesso.